1, 2, 3, registra. È passato Tony Stark. E ora sinfonia per scarico in tre cilindri. Arrivederci. Manca voi, vi viene da mandarla qui paese quando dice arrivederci. Siamo nelle vostre mani. Buon Natale a tutti da Naba Tacchi. Io sono Laba. E io sono Tacchi. Partiti ora dal nostro ritrovo a Grassina con Graziano e il suo scrambler che conduce, io secondo, incredibile. E poi dietro ci abbiamo Laba con Street Triple, Mauro con Yamaha XT e a chiudere la fila il grande Fabio col suo KTM SM 690, mi pare, non vorrei ribischiare, però mi pare di sì. Me l'aveva anche già detto ben due volte, ma sai. E ci avviamo verso una delle più belle strade, anzi non verso, ci avviamo su una delle più belle strade per noi motociclettisti, ovvero la Chiantigiana. Vai Gianco Alberta. Grazie. La tangenziale di strada in Chianti. Continuiamo sulla tangenziale di strada in Chianti con i nostri iscritti al canale e alla pagina Facebook, che vi ricordo è Girate in Moto con Labatacchi. Se volete venire con noi, vi iscrivete a questo gruppo Facebook e avrete tutte le informazioni ogni volta che noi andremo a fare un giro. Giù in discesa! Andiamo pianino, vai, centro abitato, occhio. Famoso per la sagra de... Sagra e cinghiale. Vi sera, ben detto, in un altro video. Non ve lo dico più, basta, non ve lo dico più. In un altro video. Se no tutte le volte voi mi dite, tu ci dici di cinghiale. E in un altro video. A me mi garba, c'è poco da fare. Il tappone, guarda che tappone c'è lì. Te lo immagini la bottiglia. Panzano, Panzano dove c'è il gallo nero gigante. The Black Rooster, vada là, vai Gianco Alberta. Vai Dindino. Questa cosa non me l'aspettavo. Colorini sobri ed eleganti. Guardate bello sto gallo, guardate bello sto gallo, guardate bello sto gallo. Che. Io davanti, un'altra volta? Vai Tacchi, siamo tutti con te. Ganzo. Ecco Tacchi che conduce il gruppo. Sono soddisfazioni, c'è poco da fare. Sono soddisfazioni. There are satisfactions. Senti là, international, ora saprà anche il canale in inglese. Vada lì. Questa curva la piglio sempre bene. Capita! Stanno davvero lasciando andare avanti a me tutta sta responsabilità. Abbiamo anche incontrato la Flash Biker! Vanno, loro vanno, via come noi. Ma vada come vanno, ma come fanno, ma come vanno, ma come fanno. Bisogna anche fidarsi però andare così, della strada, delle gomme, di tutto. Infilare in queste curve a tutto fuoco bisogna fidarsi, soprattutto di me, e io non mi fido di me. Le gomme vanno, la moto va, so io non mi riesce, non sono buono, loro sì. Bello sto serpente ragazzi, anche se non sono buono mi piace lo stesso. Guarda che boschi di cipressi, abeti, che cosa sono? No, sono cipressi ragazzi, boschi di cipressi come ci sanno noi, non ce li ha nessuno. Tornantesio, contro curva con pedoni, quindi pianino, tornantino. Questa è la strada che ci ha portato alla spada nella roccia una volta. Andatevi a vedere anche quel video, che è molto 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 bello. Molto bello, a me piace, il bello è soggettivo. Guarda qui, olio, acqua, poi ce n'è più? Vino, ce lo mettiamo anche un po' di vino per terra? Mi scappa a ridere a vederlo guidare, fa troppo scantare.
Mi fanno morire, sono troppo canzido ora a guidare. Come vanno questi? Non c'ho tempo e farvi vedere i panorami. E la Cianco Alberto è lì che con le dita sull'arpa, ma non suona. Allora, la scarpa, la mano, poi si è bruciata una mano prima, perché ha messo la mano a terra mentre faceva la curva. Ho sentito scaldare le dita. Vedi che servono questi? Prima tu li guardavi. Vada là. Ah, vada bella. Guarda. E adesso giù verso Poggi Ponzi, poi destinazione San Gimignano. Oggi tutte strade super belle. Oh, un po' di zona industriale. Siamo stati un po' troppo fra le strade belle di campagna. Un po' di zona industriale ogni tanto ci vuole. Madonna, quante rotonde ci hanno messo qui. Ma che palle, chi è che ha regalato il compasso all'architetto? Ora, questo è il regno di Tachille, è tutta dritta, vai dammi che fa. Lo dicevo che era terreno di caccia di tacchi la strada diritta, lo dicevo. E ora c'è i tacchi davanti, guardiamo dove va, visto lui vuole sta ultimo, perché sennò sbaglia le strade, ecco. Questa è una zona industriale, ma c'è due o tre punti, eccolo qui, questo gusto toscano si mangia da 11, caseificio, vive il caseificio, grande. No, so cosa vi stava facendo vedere, ma ve lo stava facendo vedere, anche se detto così sembra brutto, però lui ve lo fa vedere. Se non lo volete vedere, giratevi da quell'altra parte. Guarda che foreste per fare il compensato. E chi l'avrebbe mai compensato? Grazie Raspino dell'intervallo su questo pratino così bellino. Ci voleva un bel Raspino. Questo moto fa tutto, si riveste, si raccatta la roba a terra. E allora proprio mi stuzzicatevi, è la strada diritta, gli garba proprio, non ce la fa. Eccoci a San Gimignano e le sue 72 torri, che ora ne è rimaste tipo credo 14, ma all'epoca d'oro San Gimignano ce n'aveva 72. Guardiamo i tacchi che fa, perché io la so la strada, lo sapevo e andava di là. È più forte di lui, non ce la fa a pigliare le strade giuste. E ora, come si è già fatto una volta, ma si è fatto nell'altro senso, si va a prendere il Nürburgring. Il Nürburgring! Ed ecco, siamo sul Nürburgring. Graziano mi fa morire! Mi tengono impegnato e non ce la fa a parlare. Come si fa? Oh, è davvero, questi arrivano nelle urbe e non frenano. Madonna, come cavolo fanno? Perché se un freno mi ha addosso. Pinzatina, molla freno, entra. Pinzatina, scala. Bella la scalata. Vediamo se mi riesce a infilarmelo nel cervello sta cosa. Pinzatina, via, dentro. Pinzatina, via, dentro. Pinzatona, entra dentro. Un po' di freno dietro, entra dentro. Freno, entra. Scala, pinza, dentro. No, era pinza, scala, dentro. Come sono imbranato. Ganzo, perché loro sono tranquilli e rilassati e io sono piccato, veramente attaccato il gancio sotto i venti. Dai, giù, sali su, pinza, scala, entra. È una delle strade più belle del mondo. Se ci avesse anche l'asfalto buono sarebbe il top. Oh, guarda, siamo già all'incrocio. Finito il Nürburgring. Castel San Gimignano. Che castello qui non c'è, però è bellino lo stesso. Oh, è cascata la botte. Vigne, paratarattata, sudicio, patappatappata. Ecco, terreno di caccia di tacchi caccia, cacciatacchi. E io lo passo di là. Papà! L'avevo detto che era il terreno di caccia di tacchi. Che belle ste strade. Questi posti mi lasciano senza parole, anche questi mostri mi lasciano senza parole. Un po' di foschia oggi, peccato, perché però di qua vai borioso.
c'è un semaforo, un cantiere in corso, se c'è un cantiere cantiamo. Come c'è due curve, senti aprire il bicilindro ruggente. Uno di cano di là, e come si fanno a salutare? Gli ha le mani? Siamo due cretini, io e i tacchi. Ma ha colpito! Ah, colpito! Vai Borioso, vai, godi! C'è il buco nel campo! Vada là che buco! Giungemmo a Volterra! A Volterra giungemmo e qualcosa mangemmo. Mamma mia, è chiesa brutta! Beh, troiaio, sì. Senti questi qui dietro. Questo è mio, questo è mio. Come siamo grulli. È calla, che bellezza. Quando uno va in moto, ritorna bimbo, c'è poco da fare. Non che qui si sia mai evoluto troppo, il mio cervello. Diciamo che soffro di una sindrome di Peter Pan galoppante. Ah, si va proprio su allora? C'è una curvina stretta stretta per entrare. Manca poi, può cambiare canale alla radio e lo lì sui Mercedes. Lo potevi mettere anche in mezzo. Era un po' stretto. Ah, ok. Venimmo, vedemmo e senza indugio li fottemmo.